Per quanto riguarda la situazione sul Po? La situazione sul Po, le posso dire che domani mattina alle 9:30 c'è un nuovo aggiornamento, perché la situazione è monitorata, costantemente monitorata. Noi abbiamo con i contatti costanti con la Protezione Civile, l'AIPO e i 5 comuni rivieraschi, per cui abbiamo già pianificato una serie di attività e domani poi ci sarà la determinazione anche con elementi più specifici. Certamente la piena supererà il livello di 6,50 previsto per l'ingresso nell'area rossa degli allarmi, e quindi si dovrà ricorrere a quelle che sono le previsioni dei piani di protezione civile in queste circostanze.